antico e leggendario passato, mondi sommersi che parlano di storia, popoli italici e pensatori illustri, e quello che si nasconde nelle viscere delle terre calabresi, ricche di reperti archeologici e tracce di vita che raccontano di un paesaggio che c'è stato ed esiste ancora, e da cui si può rilanciare lo sviluppo economico e culturale della Calabria. L'archeologia, in quanto scienza che mette insieme l'arcaios, l'antico e il logos, lo studio, può diventare la molla principale di un circuito di conoscenze ed economia. L'iniziativa archeologica dentro la storia, promossa dalla startup Officine delle Idee, rappresenta il primo tassello di un progetto strategico a costo zero pensato per l'Alto Ionio Cosentino. Il nostro progetto proprio in questo momento è teso soprattutto a ottimizzare, a sistematizzare l'offerta in questo momento presente, per cercare di costruire uno sviluppo a breve termine, immediatamente fruibile, e soprattutto per cercare di costruire un sistema di consapevolezza del fatto che, se riusciamo a mettere in rete le risorse che abbiamo in questo momento, utilizzando le nuove tecnologie, quindi anche per ampliare il discorso della visibilità, quindi con la realtà aumentata, noi siamo in grado in questo momento di costruire immediatamente un futuro per i giovani soprattutto, e anche il fatto di bloccare lo spopolamento dei centri storici, allungare la stagione turistica e costruire uno sviluppo che ci possa portare economia e valore aggiunto al territorio. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Trebisacce, ha messo insieme tre elementi chiave su cui poter costruire idee e modelli di sviluppo: l'archeologia, l'archeoturismo e l'archeogastronomia. Noi il progetto lo faremo con la gente del posto, quindi la gente del posto parteciperà, perché non c'è possibilità di crescita e di sviluppo se non c'è una partecipazione da parte della gente, una consapevolezza, e chiaramente la consapevolezza deve passare dai giovani, che avranno più tempo per costruirlo. E allora, proprio per questo motivo, l'evento si svilupperà attraverso tre scuole qui a Trebisacce, che sono il liceo scientifico, il commerciale turistico e l'alberghiero. Trebisacce, due intense giornate di tavole, rotonde e incontri su tematiche riguardanti turismo esperienziale e cucina made in Calabria hanno dato vita all'iniziativa archeologica dentro la storia, che mette insieme 15 comuni dell'Alto Ionio Cosentino, da Paludi a Rocca Imperiale, coinvolgendo anche il mondo della scuola, dell'università, delle imprese e delle associazioni di categoria. È chiaro che i giovani rappresentano il perno centrale per ogni comunità, loro rappresentano la possibilità di costruire progetti per il futuro, e per farlo bisogna andare nelle scuole. Le scuole rappresentano il luogo dove loro si incontrano e dove loro costruiscono i loro sogni, e noi dobbiamo iniziare non soltanto a farli partecipare al sogno del futuro, ma a farli diventare attori principali. Il progetto è proprio costruito in questo modo: parliamo con le scuole, parliamo con i giovani, facciamo in modo che loro costruiscano il loro sogno, e chiaramente loro costruiscono insieme con noi un percorso. Ecco, diciamo che le generazioni più avanti negli anni devono cercare di accompagnare quelle più giovani. In questo modo si trasferisce anche l'identità, no? Perché il passato diventa presente e diventa futuro. L'archeologia e i beni culturali debbono essere conosciuti dalle nuove generazioni, ed è per questo che la scuola rappresenta un ottimo punto di partenza. Un bel esempio di alternanza scuola-lavoro è stato esposto dagli studenti del liceo scientifico Galilei di Trebisacce, che stanno elaborando attività che mirano all'autoimprenditorialità e valorizzano il patrimonio artistico e culturale della Sibaritide. Siamo impegnati concretamente da più tempo in questa direzione. Ma quest'anno avevamo fatto già una scelta particolare, che era quella di strutturare un percorso di alternanza scuola-lavoro per i ragazzi delle terze, un percorso quindi sistematico di 3 anni, volto alla conoscenza seria, scrupolosa del territorio e di tutte le sue straordinarie risorse, ovviamente secondo una lettura di taglio culturale e artistico in primo luogo. Quindi diciamo che la finalità di questi 2 giorni
è pienamente condivisa da noi, da quello che facciamo, perché realmente se non c'è la conoscenza non ci può essere neanche la valorizzazione e sicuramente non si crea quella sinergia di cui tanto si sta parlando, che è volta a individuare quali sono le possibili, incredibili ricadute anche di risorse che forse per troppo tempo sono state considerate, direi, morte, come quelle appunto archeologiche. Dai banchi di scuola è necessario comprendere come economia, cultura, bellezza e qualità debbano camminare di pari passo per incrementare tutti gli sviluppi possibili. Prima tra tutte l'archeologia, che per la Calabria rappresenta una risorsa preziosa e un marcatore identitario e attrattivo, incluso all'interno del paesaggio. I beni archeologici, dagli utensili di cucina alle giare e agli otri di ceramica, dai paramenti funebri alle armi, sono simboli di una vita vissuta in comunità. Sono tratti identitari di popolazioni organizzate in clan, con un'economia stabile, che hanno abitato quei luoghi rendendoli centri fortificati, cuori pulsanti di antiche attività e mestieri. Il sito archeologico di Broglio, nel comune di Trebisacce, è un esempio di antiche civiltà vissute durante l'età del ferro e del bronzo, prima gli Enotri, i più antichi colonizzatori provenienti dalla Grecia, poi i Bretti, guerrieri e razziatori in costante contatto con i Micenei. Gli Enotri si sviluppano in questo territorio in modo straordinario e questa è la cosa per me più importante, perché la capacità di progresso e di inserimento nelle reti mediterranee degli Enotri ci dimostra che questo è un territorio con delle alte potenzialità. Inoltre questo è un territorio che non è isolato, ma che dobbiamo considerare come almeno tutto il Golfo di Taranto e possibilmente dalla Puglia meridionale fino a tutta la Calabria, come un territorio che ha interagito nell'età del bronzo, nell'età del ferro, ma ha interagito anche successivamente. È un territorio quindi aperto. Queste contaminazioni sono state possibili proprio perché si sono creati i termini di dialogo con una società che ci sembra così superiore come quella micenea, ma che evidentemente invece trovava in queste popolazioni proprio dei partner ideali. E questa è la lezione del passato, cioè il mio maestro Renato Peroni usava a dire le ragioni degli Enotri. Gli Enotri avevano delle ragioni, quindi avevano qualcosa da dire, erano protagonisti nel panorama del Mediterraneo, non erano semplicemente dei passivi soggetti. La nostra regione è un crocevia di popolazioni. Per quanto riguarda la connotazione che hanno dato gli Enotri prima e i Bretti poi, chiaramente hanno creato quello che è il substrato della nostra identità culturale. Siamo figli di questa identità culturale che poi chiaramente ha avuto delle interrelazioni con le poleis magno-greche, quindi con le città magno-greche. Quindi noi siamo figli di una storia pluristratificata che appunto ha vissuto una serie di vicissitudini e quindi una serie di eventi storici. La storia e l'archeologia calabrese restituiscono l'immagine di una terra aperta alle contaminazioni culturali e agli interscambi commerciali. Su identità e integrazione, passato e futuro, tradizione e innovazione tecnologica, bisognerà lavorare per tirar fuori un'offerta turistica appetibile con la creazione di un'app Inside History, pensata sul modello di sviluppo turistico Button Up utilizzato per la città di Matera. Il progetto, chiaramente in questo momento, che è un progetto pilota in Calabria per quello che riguarda il discorso di questo network delle città archeologiche, cioè facciamo in modo che tutti quanti i comuni e i territori si mettono insieme per avere un percorso unico. Questa è un'area chiaramente che ha una valenza maggiore perché è di prossimità anche al più grande evento culturale dei prossimi anni, che in Matera 2019 rappresenta, quindi chiaramente con Sibari una realtà archeologica a riferimento internazionale, con il sito poi di Broglio, con le altre realtà a Mendolara, Francavilla, dove c'è una delle più importanti necropoli antiche, e quindi in questo spazio dove anche i Enotri hanno attraversato abbiamo la possibilità di farlo diventare un luogo dove la storia è l'elemento di crescita culturale ed economica. Il network
network delle città archeologiche ha messo l'accento sull'importanza della connettività, del fare rete, dell'organizzazione capillare studiata di percorsi di crescita nelle aree dell'Alto Ionio Cosentino, che dovrà puntare sull'informazione del cittadino e sulla buona conservazione dei contesti storico-culturali per rilanciare il turismo partecipato come prodotto vendibile. Abbiamo pensato di organizzare questo momento di riflessione perché riteniamo che sia giunto il momento di uscire una volta per sempre fuori dallo stereotipo di gestione dei beni, delle risorse in maniera assistita, e quindi vogliamo renderci parte attiva, avviare un processo con tutti i comuni, coinvolgendo tutte le comunità dove si trovano questi giacimenti, in modo da renderli attrattori e quindi poterli far fruire alla massa dei cittadini, dei turisti, dei visitatori. Questo è il nostro obiettivo, perché nonostante siamo ricchi di questi giacimenti, noi non riusciamo a commercializzarli. Se noi abbiamo questi beni e non riusciamo a venderli, allora penso che siamo passivi. Da qui la necessità di renderci attivi, di promuovere attraverso tutti i comuni, facendo rete, mettendo in rete queste ricchezze, in modo da abbinare poi a questi giacimenti anche le bellezze naturali, quelle paesaggistiche, il mare, che è un'altra grande risorsa, in modo da riuscire a confezionare un pacchetto completo, un pacchetto strutturale. Quello che io lancio è una proposta, ma nello stesso tempo una provocazione. Noi da Trebisacce, da dove è partito questo progetto, non chiediamo soldi ai comuni, ma vogliamo renderli consapevoli di una scelta politica importante, perché attraverso ciò che di meglio abbiamo noi passa non lo sviluppo, ma quantomeno la necessità di una sopravvivenza, perché quanto mai importante utilizzare le nostre risorse locali per guardare al futuro. Le strategie appropriate e le competenze dovranno essere il punto di forza di un progetto archeologico-culturale. La Calabria ha già all'attivo 4 parchi archeologici e numerosissimi siti. Sibaris, per esempio, con il suo museo nazionale, fiore all'occhiello di un intero territorio, può rappresentare la punta di diamante della filiera della cultura antica. Il Museo di Sibari raccoglie le testimonianze di tutto questo territorio dell'Alto Ionio, arrivando fino alla Valle del Crati, quindi quasi fino a Cosenza, ha raccolto da sempre questi materiali, quindi da sempre si è proposto come centro identitario di un territorio che non aveva ancora tutti i musei archeologici che invece oggi ha sul suo territorio. L'ambizione oggi del Museo di Sibari è quella di conservare questo ruolo identitario del territorio, pur però collaborando con quello che sono le presenze nei singoli comuni e in particolar modo oggi sul territorio di Trebisacce. Trebisacce ha delle testimonianze molto importanti, conservate anche presso il Museo di Sibari, ma oggi esposte anche qui a Trebisacce stesso, di presenze di popoli italici, quali furono appunto gli Enotri e poi i Bretti. Quindi noi auspichiamo questa rete di comuni che hanno queste importanti testimonianze, perché possono rappresentare il futuro non solo per l'archeologia, ma culturale in genere di questo territorio dell'Alto Ionio. Partire dal Museo di Sibari come grande attrattore del sistema dell'Alto Ionio Cosentino rappresenterà il primo punto a favore per far confluire i turismi anche sugli altri siti archeologici. La Regione Calabria, nell'ottica di sviluppo e accoglienza, ha pensato a 5 nuovi itinerari turistici da proporre nel pacchetto di marketing territoriale. Stiamo predisponendo 5 itinerari turistici permanenti. Uno si intitola Dagli Enotri ai Romani e abbraccia tutta la Calabria in sostanza, partendo proprio dai confini con la Basilicata, dove questo territorio, questa zona, andiamo a fare la parte da Leone. Poi abbiamo un itinerario turistico dedicato ai percorsi bizantini, la Via Popilia e il cammino di San Francesco da Paola, che va a finire persino in Sicilia.
archeologica dentro la storia nasce anche come viaggio tra le risorse e le eccellenze calabresi della buona tavola. Cibo e sovranità alimentare rappresentano la specificità di un territorio che lega gli alimenti, miti, tradizioni e leggende, come è stato ben rappresentato dagli allievi dell'Istituto Alberghiero Aletti di Trebisacce. Uno degli obiettivi del nostro PTOF, che sarebbe il piano triennale dell'offerta formativa, va proprio in questa direzione, cioè quello di riscoprire il territorio e nello stesso tempo progettare noi degli interventi che possono migliorare e qualificare la qualità, le vocazioni del territorio. E in questo caso si è posto l'obiettivo di recuperare e ristudiare le vecchie ricette, le ricette della nonna, diciamo, no? Le ricette tradizionali, e poi andare a capire ogni singolo ingrediente e ogni singolo piatto, il tipo di procedura che si usava, e cercare di innovarlo in alcuni casi per renderlo più appetibile, in altri casi cercare di arricchirlo rispetto al piatto base. Noi andiamo a verificare anche due cose: una, l'aspetto del sapere antropologico che c'è dietro, quindi quanta tradizione, quanta cultura tradizionale c'è; due, andare ancora più indietro nel tempo, quindi cercare di capire da un punto di vista archeologico noi possiamo recuperare quelle radici, i metodi, i materiali, e riproporlo come fatto di qualità, ma anche come fatto di identità del territorio. Dietro i piatti storici, saperi e sapori si intrecciano nel gusto di un ricordo appartenuto a mondi antichi. Così per un giorno si sono degustati piatti della tradizione contadina dell'Alto Ionio, dalla licurda alla zuppa di patate e zucca, allo spezzatino al sapore di broglio, accompagnati da un caldo vino rosso e dedicati a personaggi illustri della cultura sibarita. Il laboratorio di cucina della scuola ha esaltato anche le antiche civiltà del Mediterraneo, mettendo in tavola pietanze come il libum, pane al formaggio offerto agli dèi, e l'ensiti, il pane a forma di serpente da spalmare con il miele contro il malocchio. Durante la 2 giorni di archeologica dentro la storia, moltissime sono state le realtà che hanno aderito all'iniziativa. Tutte le associazioni, partendo dal modello Matera, che in poco tempo ha aumentato il numero di visitatori con un'offerta turistica articolata su cultura e territorio rurale, hanno ritenuto opportuno sottolineare l'importanza delle risorse umane competenti e qualificate per rilanciare i turismi calabresi. Il turismo per noi è un piatto che si realizza tenendo conto di tutti gli ingredienti che abbiamo nella dispensa e non di quelli che non abbiamo, perché spesso abbiamo commesso l'errore di inventarci in questa terra ciò che non avevamo e pensare di venderlo. Abbiamo commesso grandi errori. Noi dobbiamo partire da questo riconoscimento di quelle che sono le identità e le specificità del territorio. L'archeologia, la storia, la cultura, la gastronomia, cioè tutto ciò che abbiamo. Ora, il problema non è che abbiamo tante cose, è come siamo capaci di tirare fuori questo buon piatto, perché spesso, pur avendo tanti buoni prodotti, tanti buoni ingredienti, si rischia di tirare fuori un piatto non appetibile, non spendibile. Ecco perché la visione plastica del piatto che ho offerto ai ragazzi, per dire il problema è come lo cuciniamo e chi lo cucina, e quindi qui entrano in campo le reti, qui entriamo tutti in gioco come sistema delle imprese, come filiera istituzionale, come mondo del volontariato, come comunità. La scuola ha un ruolo importante in tutto questo discorso, cioè siamo tutti cuochi. E insieme dobbiamo preparare questo piatto importante che deve essere il prodotto turistico finale. La mission di Officine delle Idee, che è quella di partire da ipotesi creative per concretizzarle in fatti, già in questo primo evento ha dato i suoi frutti, ma è solo l'inizio di un percorso che coinvolgerà tutta la Calabria. Abbiamo costruito questo grande tavolo di lavoro orizzontale dove protagonista è il territorio, le istituzioni, i comuni, in primis il comune di Trebisacce, che chiaramente ha sposato e ha coinvolto tutto il resto del territorio. Sono più di 15 comuni che vanno da Paludi fino a Rocca Imperiale, tutti insieme con le scuole e quindi con le nuove generazioni.
le associazioni di categoria, i movimenti come Slow Food, le realtà importanti come l'ONAV o come anche la CGL e Lega Coop, che ci danno anche la possibilità di lavorare per quello che rappresenta il turismo sociale. È un punto di partenza molto, molto interessante quello che abbiamo raggiunto in questo giorno e mezzo. È chiaro che avremo il tempo poi di costruirlo a brevissimo, perché questo è un progetto che parte subito, non aspetta finanziamenti pubblici, perché cercheremo di lavorare su quello che è l'esistente, perché il sogno è quello di riuscire a mettere in piedi un progetto territoriale come facevano i nostri genitori, che partivano da un'idea e la mettevano in piedi e chiaramente si rimboccavano le maniche. E questo è quello che noi abbiamo chiesto anche ai ragazzi e alle associazioni del territorio, e tutti hanno risposto in maniera molto forte. È entusiasmante vedere un territorio che ha delle grandi potenzialità, che decide di mettere in campo la sua forza per cercare di trainare, penso, anche la regione. Spero tanto che questo possa essere una buona pratica da esportare e da rappresentare come elemento di crescita. Poi, visto che siamo anche vicino a Matera 2019, che è il sottotitolo della manifestazione, chissà che in questi due anni riusciamo in qualche modo anche a raggiungere il secondo obiettivo, che è quello di ampliare la presenza di turisti, ma soprattutto di guardare al futuro nel modo giusto. Noi siamo fermamente convinti che, insomma, questo territorio, la Calabria intera, al di là dei suoi fenomeni distorsivi come la malavita organizzata, insomma, deve in qualche modo rialzare la testa e seppellire tutti i fenomeni negativi, e lo può fare solo esaltando i suoi luoghi, le sue tradizioni, l'identità, le proprie radici, attraverso tutto ciò che esprime non solo bellezza ma esprime anche sapere, esprime competenza, esprime professionalità, esprime coraggio. Insomma, io sono convinto che anche questi appuntamenti servano a dilatare la consapevolezza che in Calabria si può fare, e si può fare se tutti suoniamo la stessa musica e non vi siano, insomma, note stonate.